Siamo con il dottor Evaristo Maiello, primario di oncologia medica di Casa Sollievo della Sofferenza, in questa manifestazione organizzata dalla Whisper per sensibilizzare sul tema del cancro, una camminata che sarà realizzata domenica. Allora, dottore, il cancro è una paura che fa molto paura. Beh, è una parola che ormai sta perdendo, per fortuna, un po' di significato, diciamo, di spauracchio. Abbiamo tante cure che possiamo mettere in campo. Abbiamo soprattutto la possibilità che laddove i pazienti vengano visti in una maniera multidisciplinare, le possibilità di questa cura, le possibilità di riuscire a guarirli diventano sempre maggiori. Peraltro, negli ultimi anni, proprio con la conoscenza del genoma, quindi delle caratteristiche dei geni, andiamo sempre più a scoprire delle possibilità di intervenire con farmaci particolarmente attivi e diretti contro specifiche alterazioni di questi geni per cercare di sicuramente migliorarli, ma anche di guarirli in alcuni casi. Quindi stiamo avendo un'evoluzione particolarmente importante dal punto di vista, diciamo, generale, dove anche malattie così diciamo numericamente importanti, come per esempio i tumori del polmone, noi le stiamo frammentando in piccole e rare malattie che hanno delle alterazioni genetiche particolari. Su quelle interveniamo in maniera diversificata e quindi stiamo scoprendo come, mentre prima su una targhetta di tumore del polmone si interveniva con le stesse terapie, adesso stiamo facendo dei passi enormi da questo punto di vista, cioè passi enormi per cercare di curare malattie con caratteristiche diverse. Tenga presente che poi l'evoluzione e i miglioramenti sono passati da tutti i punti di vista, non solo quelli farmacologici, ma segnalarvi come sono notevolmente migliorate anche le possibilità di cure dal punto di vista chirurgico, la possibilità di andare in interventi con invasioni minima, con le laparoscopie, con la robotica. Le attrezzature dal punto di vista della radioterapia stanno migliorando, si va sempre verso attrezzature che riescono a rispettare gli organi circostanti, perché uno dei problemi che c'erano prima è che quando si faceva la radioterapia non solo si copriva il male, ma si andavano a colpire anche gli organi sani. Con questi nuovi acceleratori, con la adroterapia, con tante nuove tecnologie, noi riusciamo a rispettare i tessuti circostanti e quindi dare al paziente migliori cure e rispettare tutto l'organismo in generale. Ecco, dottore, vi sono alcuni scienziati che invece mettono in dubbio l'utilità della chemioterapia, alcuni sosterrebbero che sarebbe un moltiplicatore cellulare, anzi favorirebbe l'insorgenza del cancro. Lei che cosa ne pensa? Allora, intanto ci sono dei tumori che sono indotti sia dalla chemio che dalla radioterapia, ma questo accade in pazienti lungo sopravviventi. Faccio un esempio specifico. Laddove per esempio si cura e si guarisce un linfoma, un linfoma di Hodgkin è tipico dell'età giovanile, è possibile che per effetto di questi farmaci a lungo andare si possa, ma stiamo parlando di 20-30 anni, si possa verificare un secondo tumore. Però non è che abbiamo alternative diverse, cioè io devo assolutamente curare e guarire il tumore. Poi, diciamo, questa evenienza è vero che è possibile, ma fortunatamente la si riscontra in una percentuale molto bassa, quindi potenzialmente quello che dice lei è possibile, però non ci sono alternative. Diciamo che la chemioterapia, da altri punti di vista, ma certo non per pensare ai secondi tumori che può generare, sta subendo una riduzione, ma proprio per quello che le dicevo prima, cioè laddove noi scopriamo che ci sono delle alterazioni genetiche, abbiamo dei farmaci diretti contro quelle alterazioni genetiche che non sono i chemioterapici, che invece colpiscono tutte le diciamo, popolazioni, anche le cellule sane. Laddove abbiamo queste possibilità, sicuramente i risultati migliorano, ma anche le tossicità si riducono. Ecco, dottore, il cancro è molto legato alla genetica, ma quanto incide lo stile di vita? È tantissimo. La parte genetica è il substrato su cui poi dopo tutte le abitudini quotidiane, le errate abitudini quotidiane, vanno a incidere in una maniera particolare.
Faccio sempre l'esempio del polmone. Le alterazioni genetiche a cui facevo riferimento prima sono molto poche rappresentate, se non diciamo quasi assenti, in tutti i fumatori. Quindi il fumo non solo incide nel andare a generare il tumore, ma incide anche sulle possibilità di cura, perché quelle alterazioni genetiche sono più frequenti nei non fumatori. Ecco, dottore, per concludere le faccio una domanda. Si dice che lo zucchero favorisca l'insorgenza del tumore. Lei cosa ne pensa? Guardi, prove certe non ce ne sono. È chiaro che diete equilibrate, ma non solo dal punto di vista degli zuccheri, dal punto di vista delle proteine, dal punto di vista del, diciamo, ecco, una dieta mediterranea va bene per tutti. Del resto, quando noi andiamo a vedere le incidenze dei nostri tumori, le popolazioni del sud sono delle popolazioni che hanno un'incidenza minore proprio grazie a una alimentazione ricca in fibre, ricca in frutta, ricca in tante cose che contrastano la crescita del tumore. Purtroppo ancora dobbiamo pagare un problema di, diciamo, non ancora adeguata organizzazione della, diciamo, della sanità, che ci penalizza e che quindi fa aumentare i tassi di mortalità. Siamo in compagnia di Orazio Falcone, presidente del comitato WISP di Manfredonia. Si è organizzata oggi qui a Palazzo dei Celestini. Camminiamo per la vita, si è parlato di tumori al seno, questa bellissima manifestazione che si concluderà domenica, ci sarà una bella sfilata con le maglie rosa. Allora, presidente, intendete sensibilizzare la popolazione su un tema scottante, quello del cancro al seno? Sì, allora questo è il terzo anno che stiamo facendo questa manifestazione. Il nostro obiettivo è proprio quello della sensibilizzazione a questa malattia. E proprio in sinergia con tanti enti, con tante associazioni, come avete anche potuto vedere, c'era la Comen a livello regionale, l'Andos a livello territoriale e non solo, anche tutte le associazioni locali che si occupano di altre attività, stiamo dando una svolta al nostro territorio. Beh, diciamo che vedendo anche oggi partecipanti al convegno, io sono veramente soddisfatto, li ringrazio tutti perché erano numerosi. Il nostro obiettivo è anche quello di dare un colore alla nostra città, ma non un colore che possa essere riferito a un qualcosa di diverso, proprio per far capire che ognuno di noi, non solo le donne, in questo caso soprattutto le donne, la prevenzione è vita, la prevenzione ci aiuta a superare tantissimi ostacoli con meno fatica, perché a problema avvenuto è tutto più difficile. Prevenire, proprio come il nostro slogan, è vita, quindi stiamo facendo questo per il nostro territorio e quest'anno penso che con le attività collaterali che stiamo sviluppando speriamo di mettere un tassello molto importante su questo tema. Chiudiamo domenica con la terza camminata, gli auspici di una folla rosa e bianca ci sono tutti, perché in questi giorni abbiamo toccato per mano proprio questa vicinanza di tantissime persone. Pensiamo di superare alla gran lunga i numeri dello scorso anno e vi do appuntamento a tutti stasera in piazzetta per la musica in rosa, domani per i vari punti del centro della città, danza e ginnastica rosa, e soprattutto domenica raduno alle 9:30 a Piazzale Diomede per la terza camminata in rosa. Benissimo, non mi resta che ringraziare il presidente del comitato WISP di Manfredonia, Orazio Falcone, e appuntamento a tutti quanti sia stasera ma anche domenica mattina per una bellissima camminata in rosa. Un saluto a tutti da Antonio Castriotto e Manfredonia TV.